No, la cosa bella di quest'arma è che è rapida, per fortuna. No, no, non farmi male, non farmi male. Vado. Oro, let's go. Aia. Ah, già ti avevo sentito. Vabbè, venite sotto i colpi, che vi devo dire. E ci vai qua. Oh, senza pietà, così. Che bello distruggere le robe con le mitragliette, giuro godo. Bella raga, ieri sera finalmente è uscito il nuovissimo evento The Hit e vedendo un po' le sfide, pensavo fossero delle sfide un po' più particolari, mentre dovremo semplicemente solo killare. Ci saranno due sfide, una personale e una globale. La globale, in cui andremo a sbloccare la nuovissima mitraglietta con altre abilità nuove, tra l'altro molto interessante da andare a vedere e provare, però purtroppo dobbiamo aspettare che la sblocchino tutta la community. Dovremo anche noi metterci a killare solamente. Una volta che raggiungeremo un tot di uccisioni sbloccheremo tutte le ricompense, quindi ci vorrà un po' di tempo. Oltre a questo hanno messo anche un evento con la sfida personale, dove dovremo semplicemente ottenere 1000 kill. Ora o potete farla su zombie, che ogni 5 zombie uccisi vi darà un punto, o su warzone, dove ogni kill vi darà ben 5 punti, altrimenti nel classico multigiocatore in cui ogni kill vi darà un punto. Una volta che avremo ottenuto le 1000 kill personali sbloccheremo la nuovissima arma trapano. Una nuova arma corpo a corpo, aiutatemi. Ovviamente in questi giorni andrò a completare le 1000 kill, vi porterò anche il video sul trapano, mentre oggi vi porto questo KSV oro che ho registrato subito dopo la K. Ovviamente anche questo ancora quando ero prestigio 1, quindi anche oggi godetevi la mia prima mitraglietta d'oro e nel frattempo io sto sbloccando il nuovo trapano, sto portando il Krieg d'oro, quindi rimanete sintonizzati perché andremo a sbloccare le nuove sfide e ottenere le nuove mimetiche d'oro, quindi molto probabilmente farò anche il trapano d'oro, sì, vedremo cosa sarà questo trapanino. Io non mi perdo in chiacchiere e vi auguro una buona visione. Mi raccomando, lascia un like. E botti ragazzi, eccoci oggi ritornati finalmente con un nuovo episodio sulle armi d'oro. Oggi andremo a sbloccare il piccolo HPino, cioè il KSV, la nostra prima mitraglietta d'oro, stranamente. Quest'anno non so perché, essendo che ho usato tantissime mitragliette e fucili d'assalto durante la beta, durante il gioco completo mi è passata un po' la voglia di utilizzarle, infatti mi sono messo a fare d'oro tutt'altro, ma è giunta l'ora anche di sbloccare le mitragliette d'oro, quindi oggi andremo a sbloccare la nostra prima mitraglietta d'oro e come al solito vi darò i migliori accessori e consigli per sbloccare d'oro il prima possibile. Ma prima di tutto ciò vi ricordo come al solito di droppare un mega like per questa serie sulle armi d'oro. Mi raccomando ragazzi, continuate a supportare alla grande la serie con tantissimi like e iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi episodi delle armi d'oro e condividete il video con i vostri amici per mostrargli come sbloccare le mitiche d'oro in modo facile e veloce. Quindi oggi abbiamo il KSV, questa mitraglietta, questo piccolo HPino che è veramente velocissimo. Infatti con questa mitraglietta mi sono trovato benissimo nel muovermi e come al solito abbiamo i nostri 100 headshot, che in questo caso vi consiglio anche di sbloccarle in veterano, perché io stesso ho fatto fatica a fare questi headshot, anche perché ho visto che sia il petto che la testa ci volevano più o meno gli stessi colpi, quindi bisognava sparare tipo 3, sì, 3 o 4 colpi alla testa da brevi medie distanze per sbloccare l'headshot. Quindi se avete pazienza ragazzi, fatelo pure nella solita modalità che vi consiglio sempre, cioè il Mospit faccia a faccia su Stakeout, su Warhead, ma anche Pit, a parte Gala che è un po' grande. Per le mitragliette le tre mappe vanno benissimo. Ma insomma, ecco, in queste modalità è molto molto più semplice sbloccare gli headshot. Ecco, non andate nella modalità normale. Se non riuscite a farli, insomma, equipaggiatevi la canna forgiata a freddo anche in veterano, se in caso non shottate la testa con un colpo, e dovreste farcela pian piano. Comunque questi ragazzi sono i migliori accessori che ho utilizzato per andarla a sbloccare d'oro. E dopo i nostri 100 headshot abbiamo le solite due mimetiche speciali, nonché due uccisioni senza ricaricare 10 volte. Un po' più tosta per noi persone che ricarichiamo anche i mitraglioni dopo che abbiamo sparato un colpo, però insomma basta tenere quel tic compulsivo di premere quadrato, basta che vi trattenete un attimo ed è più semplice. Comunque a parte gli scherzi, vedete voi, insomma io utilizzo sempre il caricatore aumentato a 1, vabbè il 2, ciao, 40 colpi vi bastano per uccidere, ciao, che due nemici, anche 20. E come seconda mimetica abbiamo eseguito 50 uccisioni in movimento, arma perfetta perché quest'arma è top da utilizzare in movimento. 50 uccisioni normali ragazzi avete fatto, l'importante è che non camperate come i pezzi di... E come al solito dopo abbiamo le solite 10 doppie per sbloccare la mimetica d'oro. Non perdiamoci in chiacchiere ragazzi, let's go.
E andiamoci a sbloccare sto cappino gold. C'è nessuno? Certo, non c'è nessuno, tutti qua in fondo. Madonna, lo spawn. Addio. No? Che culo. Persegue un mitragliato è veramente molto veloce e forte, eh? Se non dovete fare gli headshot. Punta alla testa, boh. Mi sembra che tira gli stessi colpi alla testa che al petto. No, no, non farmi male, non farmi male. Godo. Oro, let's go. Aia, siamo un po' cappottati. Vai, 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 compagno col pompa. C'è la fin fine. Via, 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 via. Parte più difficile sono gli headshot, su tutte le armi, praticamente. Uno con un fucile d'assalto e la mitraglietta gioca così, no? Giustamente, le lobby sono belle, come al solito. No, il compagno, poverino. Fanculo. Dio santo. No, cosa bella di quest'arma è che è rapida, per fortuna. Quindi, forte proprio per la sua mobilità. Dove sono finiti i nemici? Ma che sta quittando questi? Che hanno preso un po' di pisellino e quittano? No! Bellissima, veramente molto molto bella. Ed ecco la nostra gold sull'HP1. Che non è una mitraglietta devastante, ma è talmente veloce che lo diventa. Vediamo il nostro HP1. Eccolo qua. Madonna, che piccolino senza accessori. Che moltissime armi non me le ricordo nemmeno senza accessori. Talmente tanto le usate accessoriate, anche perché i primi livelli, i primi accessori, poi soprattutto i mirini, una volta che le sbloccate su un'arma, ce l'avete su tutte le altre della classe. È bello però. Piccolino, un po' quadrato come HP1, infatti. Però ci sta, molto molto bello. Dai, figo, ho visto che è molto molto veloce, quindi dai, let's go! Partita già iniziata di Warhead. Vabbè, è iniziata da poco, dai. Fattibile. No, 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 no. Minchia, non sono abituato a usare le mitragliette. Vado in zone troppo aperte. Starmene nelle zone piccoline a massacrare i nemici. Poi pusho a manetta, io. No, 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 i colpi! Ce l'ho dietro. Pensavo di essere oltre la porta. Bello ogni tanto usare delle armi iper rapide. Porca miseria. Metto col pompa, basta che mi muovo un attimo, smiri tutto. Bro, torna a casa. Dio, questo col pompa. Bellino comunque la cappina. Piano, che sto guardando l'armetta. Che smirata. Oh, quanto è devastante da vicino sta mitraglietta. Tutti la fermi. Beh, questo col pompa può andare veramente a cambiare gioco. Gioca a FIFA, bro. Qualcosa. Sapevo io. È là dentro. Ok. Non è morto. No, il pompa. Madonna, distrutto. Ecco, l'ha detto pure il mio personaggio. Questo vola. E la pompata in bocca. Ci voleva. Madonna santa.
Visto quello col pompa. Come ha fatto a rimanere vivo? Mi sono rotto i coglioni. No, 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 no. Godo. Che bello distruggere le robe con le mitragliette. Giuro, godo. No, mi colpi. Ma arriva quello col pompa. Ah, già ti avevo sentito. Vabbè, venite sotto i colpi, che vi devo dire. Sopra? Sì, sì, è sopra, lo sento. Aia. Ciao. E ci vai qua. Oh, senza pietà, così. Mamma mia, che devasto sta mitraglietta. Porca miseria. Però quando facevo gli headshot non me la ricordavo così OP. Cioè, di una rapidità incredibile sta arma. Madonna, salta. Vabbè, dove cazzo era questo? Madonna. Mi vergogno di questa clip. Ecco, l'unica cosa positiva di aver ottenuto diverse armi d'oro un po' più complicate che non le solite salto e mitraglietta è che verso la fine mi ritroverò tipo tutte le mitragliette ancora da fare che rusherò in un modo incredibile. Non ci ha deluso neanche il KSB, questa piccola mitraglietta a cappettino molto molto particolare. E niente signori, come al solito io vi ricordo di droppare un mega like per questo super episodio di Devasto col KSV d'oro. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale per non perdervi tutti gli altri episodi delle armi d'oro e di condividere questo video con i vostri amici per mostrargli questo AKpino se adorano muoversi in modo veloce. E niente signori, noi ci becchiamo al prossimo video domani con la prossima arma gold. Ciao belli, ciao!